luoghi di lavoro sono veramente, hanno qualcosa di sacro, di sacrario. Infatti questo posto, anche una volta svuotato del lavoro, sembra veramente un tempio, dà questa idea di sacralità, quasi come le grandi cattedrali, le chiese, ma invece di luoghi della fede, in luoghi proprio del lavoro, della fatica, no? E quindi, siccome credo che l'accesso al sacro dell'uomo è quello di interrompere questa continua lotta per la sopravvivenza e fare qualcosa di straordinariamente inutile, ecco, l'uomo, a partire dalle grotte di Lascaux, quando ha iniziato a fare figure su un coso, si è dato, ha alzato la testa per fare qualcosa di inutile e ha iniziato il gioco, la festa. E quindi il concerto che portiamo avanti con la banda della Fosta è sostanzialmente questo, un concerto di festa. Ho registrato un disco adesso con la banda della Posta, si chiamano Musiche da Sposalizi, però in realtà è già quasi un controsenso, perché questa musica esiste se c'è lo sposalizio, se non c'è lo sposalizio già non ha significato, no? L'abbiamo fatto comunque perché, poi vi dico, tutto questo nasce da motivi molto molto umani, non c'è niente di... semplicemente questi signori li conosco da tempo, si era creata una frattura tra loro, come succede a volte, una diatriba, due non si parlavano più con uno che ci soffriva molto e tutto quanto. Loro ho detto, vabbè, le ho provate tutte, alla fine ho detto troviamoci a registrare, facciamo un disco. E di cosa? Beh, di quello che sapete suonare da sempre, cioè avete sempre suonato a questi matrimoni, facciamo la musica strumentale. E ha funzionato. Che cos'è l'amore? Che dico il vento? Che sveste sul lamento, sulla ghiaia naturale del tramonto. La macca gelata che ha perso il suo gazebo. Guaira la stagione attacca all'ombra del tuo senso. Quando al giorno d'oggi qualcuno viene invitato a un matrimonio, cioè già sa che trascorrerà un giorno piuttosto rigido, perché non dico pesante, ma rigido, cioè c'è una rigidità della forma, ci si rigidisce, no? Mentre invece nello sposalizio, almeno come era nella cultura rurale, era invece una cosa dove ci si sponzava, è una bella parola questa. Ci abbiamo fatto anche una festa, festival, che si chiama Sponzfest, proprio perché sponzare viene, credo, da spongere, dalla spugna, dal fatto di imbeversi, inzupparsi, infradiciarsi. Si dice che il baccalà si mette a sponzare, cioè perché è rigido, salato, tu lo metti 3 o 4 giorni, lui si sponza e a quel punto diventa commestibile, buono da mangiare. E così succede anche alla gente, perché se per 2 o 3 giorni si mettono lì, si sponzano, perdono i loro spigoli, le loro rigidità e diventano più commestibili, ecco.